In questo video vedremo come creare un calendario dell'avvento utilizzando la celebre piattaforma Learning Apps. Questo che vedete è un piccolo calendario, ho indicato i giorni che vanno dal 15 al 24. Vedremo che si può creare un vero e proprio calendario andando dal 1 al 24 dicembre. Cliccando su ognuna di queste immagini si apre un'attività, un'app, un gioco, in questo caso per esempio il gioco del Memory. Creare un calendario di questo tipo non è difficile, vedremo come fare. Sono entrata nella piattaforma Learning Apps con le mie credenziali. Ora, la prima cosa da fare è quello di creare una sorta di collezione con un certo numero di app, tante quanti sono i giorni del calendario dell'avvento. Quindi queste app, questi giochi, possono essere da me creati o ancora, più semplicemente, cercati nell'archivio interno. Quindi nella ricca biblioteca di attività create dai colleghi. Possiamo anche inserire il nome in inglese e vedrete che ne avrete anche di più. Ora, tra tutte queste, posso scegliere quelle che mi sembrano più interessanti. Ricordatevi che avvicinandovi con il mouse vedete anche di che tipo di attività si tratta e qual è il docente che l'ha creato. Possiamo per esempio andare avanti ancora e cercare e sfogliare questo archivio e sceglierne una. Natale in tutto il mondo. Se questa attività ci piace, qui vedete dobbiamo abbinare a immagine o a video le altre immagini, a fine, la possiamo salvare nelle mie app. E possiamo continuare così finché non avrò nel mio archivio personale un certo numero di app sufficienti per poter creare il calendario. Dopodiché clicco su Crea una collezione. E poi ancora crea nuova collezione. Inseriamo un titolo e aggiungiamo le app. Queste sono quelle che io ho salvato di recente, ma se andate nelle mie app trovate quelle che io ho salvato nel corso del tempo e anche nei giorni scorsi. Quindi inseriamo questa e tutte quelle che ritengo utili e interessanti per comporre il mio calendario. Ovviamente dovrei arrivare sino a 24, adesso mettiamo queste, ma potete aggiungerne quante ne volete. Dopodiché aggiungo le 18 app selezionate, che appaiono così nella mia collezione. Ora io vi suggerisco di modificare questo titolo che appare in automatico e di mettere ovviamente i giorni, per esempio 1 dicembre, 2 dicembre e così via. Una volta completata questa operazione, come potete vedere, possiamo anche cancellare le singole app inserite ed eventualmente aggiungerne di nuove. Andiamo giù, scorriamo. Se il testo in inglese non vi è utile, potete, usando Chrome, cliccando col tasto destro del mouse, tradurre in italiano quello che abbiamo qui scritto. Quindi possiamo anche decidere di sbloccare le app in sequenza, segnando, smarcando questa sezione. Possiamo anche consentire la creazione e l'aggiunta di nuove app a chiunque condivida questa raccolta e mettere un'immagine di sfondo. Clicco su Seleziona immagine e la cerco nel motore di ricerca interno, oppure se ho l'indirizzo lo inserisco qui o l'attingo dal mio PC. Quindi cerchiamo un'immagine ancora una volta natalizia. E vedete ce ne sono tante. Possiamo sfogliare, andare a cercare qualcosa che ci possa interessare. Possiamo prendere per esempio questa e utilizzarla. Possiamo anche mettere un testo di feedback che viene visualizzato quando le app sono state tutte aperte oppure all'avvio della raccolta. E qui magari possiamo scrivere Buon Natale, eccetera, eccetera. Dopodiché salviamo la nostra raccolta, che sarà quindi nei miei esercizi, perché adesso è tradotta la pagina, cioè nelle mie raccolte e nelle mie app. Andiamo a cercarla e la troviamo proprio tra le collezioni. Quindi andando giù. Io avevo il calendario che vi ho fatto vedere prima, più questo che è stato appena creato. Aprendolo appare così. Lo sfondo che avevamo scelto, vediamolo a schermo intero, e tutti i nostri giorni, siamo arrivati sino al 18, ma ovviamente sarebbe meglio arrivare al 24,
che rappresentano ognuno un'attività. Per esempio, se apriamo questo del 3 dicembre, vedete qui c'è un compito dove bisogna trascinare l'immagine sopra o sotto l'albero di Natale. In questo caso, sopra. Ricordatevi poi che questo calendario può essere condiviso e per condividerlo devo copiare questo link oppure quest'altro nel caso in cui il calendario debba essere inserito in un sito o in un blog. E con questo è tutto.